è davvero oggi, quindi davvero oggi vive un grande evento, una sorta di evento nell'evento, mi sa che ho sentito, da questa straordinaria installazione di opere d'arte con diverse tecniche, all'evento musicale, poetico, che ha creato una sorta di energia, ha dato pressione, mi sia consentito, a questa sala, ha dato una pressione fortissima nell'andare a cogliere, no, ciò che ognuna di queste opere vogliono significare. Detto questo, non vado su terreni che non sono i miei, ma devo dire che apprezzo immensamente il messaggio che Serena, attraverso queste opere, almeno a me ha dato, con le sinuosità, le armonie di dimensioni e colore che mi danno gioia, mi danno prospettiva, mi consentono di guardare avanti la vita con un piglio diverso. Ecco, questo è ciò che io ho assorbito. Detto questo, le più belle e grandi cose ti auguro e benvenuta a Trieste in una sala Veruda. Devo dire grazie veramente in modo autentico, non formale, per ciò che doni alla città di Trieste con questo evento, e devo dire grazie a Mariana Cerboni, che è una delle donne più straordinarie che io abbia mai conosciuto in vita mia, sotto tutti gli aspetti, devo dire, e che dona alla nostra città, non solo a Trieste, ma dove tu vai e la rappresenti, anzi adesso mi viene in mente qualcosa, tu consenti alla nostra città di essere rappresentata ad altissimo livello ovunque tu vai, donando la tua arte, la tua capacità, la tua grande professionalità, ma mi sei consentito delicatezza, sensibilità e dimensione culturale di cui c'è tanto bisogno. Grazie e buona serata a tutti. Bene, arrossisco e non posso che applaudire il nostro assessore, che ringrazio moltissimo per la sua presenza. Dunque, Serena Zorse, l'immaginifico, all'essere al di fuori della realtà, direi in un certo senso per fuggire il male, perché la realtà molte volte è cruda, può essere cruda, e quindi Serena approda e si aggrappa al sogno, secondo me, per dimenticare il reale. Un sogno in cui poi si intreccia anche la realtà, perché lei per esempio ha avuto due figli e vedete che questi bambini spesso ricompaiono nelle trasparenze in cui lei si raffigura come madre. Dunque è un sogno, è una magia che fa parte anche della nostra cultura mitteleuropea. Serena è triestina, ma è approdata quando aveva poco più che 20 anni a Monaco di Baviera, e lì certamente le influenze culturali di quella stupenda città l'hanno forgiata, anche se lei non è una che frequenta, non è una che così si mostra, eccetera, però il milieu di un luogo lo respiri, l'atmosfera la respiri. Ecco, io questa sera ho voluto creare qui, come ha detto giustamente l'assessore Lo Bianco, una sorta di magia riferita proprio ai quadri di Serena. Voi fuori vedrete proiettato sulla facciata del palazzo una immagine, una delle due immagini guida della mostra, e vedrete in lenta dissolvenza, lungo le facciate del palazzo, i colori suoi prediletti. E questa musica creata per lei e queste parole, queste poesie create da lei, completano la gentilezza e l'eleganza di questa mostra che la rappresenta. Io vi vorrei, se gentilmente mi seguite, ecco, qui a destra vedete ci sono le sue ultime opere, che sono tutte realizzate a olio. Serena frequenta da anni l'atelier di Livio Mogina, che è un grandissimo artista e soprattutto, diciamo, di tendenza iperrealista, che le ha insegnato l'arte dell'olio, l'arte delle velature. E qui voi vedete come quegli elementi magici che dall'altra parte negli anni passati erano vivi certamente, però qui le opere assumono una delicatezza, una trasparenza, una poesia maggiore.
E poi vi faccio vedere anche alcune diciamo opere più simboliche, che hanno delle parole vento, fuoco, e poi hanno anche delle iniziali. Questo è un nuovo ciclo iniziato da Serena, ispirate ai quattro elementi e poi anche ai personaggi che lei vuole effigiare attraverso la sua pittura. Molte di queste opere si trovano in America e purtroppo non abbiamo avuto il tempo, dato i tempi stretti, di farle venire in Italia. La mostra era prevista con altre opere maggiori di questa sezione. Qui però, vedete, c'è anche la scultura che lei realizza in pietra ollare, osteatite o soapstone, come dicono gli inglesi, che è una pietra molto malleabile. Lei crea queste sculture a 1800 metri d'altezza vicino a Innsbruck, in una baita senza luce, senza comodità. E qui, vedete, ci sono queste linee morbide, questo mondo in qualche modo felice e anch'esso al di fuori del reale. E poi qui in fondo vedete una serie di opere che sono realizzate secondo la tecnica Tiffany, che lei ha imparato a Monaco da un'artista artigiana, Erika Liebl, e che poi però, una volta imparata la tecnica Tiffany, non ha fatto come fanno molti artigiani e artisti che ripetono gli stessi stilemi, lo stesso design di Tiffany, che era un grande designer americano del primo del Novecento, ma crea delle cose assolutamente personali. E in questo senso vi voglio far notare l'aggancio con lo specchio e il specchio, che poi si chiama specchio spione, in quanto crea degli effetti di profondità senza fine, come potete vedere anche dall'altra parte. Sento il silenzio. Si muove appena. Penetra nell'aria satura di incertezza. Il tempo si ferma con il battito del cuore, come ad aspettar miracolo di cose che non avvengono. Il buio interiore non diventa luce, si respira male per l'attesa precoce. Aspettare invano logora l'impulso di sensazioni liete dai bagliori celati. Rompe il silenzio, trasformandolo in poesia, per la gioia infinita di parole essenziali.